divieto di far levitare la propria testa, con lo scopo di far colpo sui presenti. Se siete schiavi della bottiglia, fareste bene ad allontanarvi con una certa celerità da questa zona, che tanto di bar ce ne sono a bizzeffe. Prima di addentrarvi in quest'area, dovete fare attenzione alla telecamera, ma solo se quest'ultima fluttua in un quadrato giallo. Se così non fosse, potete fare il cazzo che vi pare. Chi è quel deficiente a cui è venuta la brillante idea di far accoppiare un braccio robotico con una grattugia enorme alla quale è attaccato un cerotto gigante? Era ovvio che il braccio robotico ci rimanesse molto male. È vietato l'uso di attrezzature preistoriche. In questa zona, le persone senza faccia ma aventi orecchie sono obbligate a portare uno scolapasta in testa. Se avete le capacità di ragionamento di un fermacarte, non stupitevi se vi succedono cose del genere. Per semplificare le operazioni di soccorso, è buona norma smontare la testa del ferito per lavorare più agevolmente. Prestate molta attenzione quando accarezzate i cuccioli di porcospino, soprattutto se quest'ultimi emettono una bolla nera. È obbligatorio durante l'attraversamento deformare le strisce pedonali. In questa zona è fatto divieto assoluto alle donne senza piedi di fluttuare in mezzo alle due linee tratteggiate. Pericolo. Se non volete essere colpiti dalla micidiale aria generata dal ventilatore e diventare un teschio volante, scappate immediatamente alla vostra destra. Dovete assolutamente prestare attenzione, poiché in questa zona le cunette hanno la peculiarità di prendere fuoco e successivamente dare origini a reazioni nucleari. Che vi piaccia o meno, siete costretti a presenziare al concerto di Ed Hunters. È vietato dare il 5 ai muratori senza faccia e con una mano nera. Vista la loro considerevole mole, è bene fare attenzione alle bolle volanti, se non volete che la mano vi diventi come quella del muratore di prima. È estremamente pericoloso, soprattutto se siete vecchi, dare la mano ai bambini, poiché potreste trovarvi uniti ad essi in modo inscindibile e con un femore al posto del braccio. Se vi trovaste in una situazione di emergenza simile, rimanete immobili, tanto la vita dell'omino nero fa schifo. È sempre consigliabile, quando si gareggia contro una divinità, perdere di proposito, altrimenti questo è quello che vi potrebbe capitare. Divieto d'accesso ai gobbi che al posto della mano hanno una mofola. Attenzione! Muovetevi con la massima cautela. Staccionate allo stato brado. Attenzione! In questa zona, i perfidi fratelli mattone cercheranno di rubare il vostro unico guanto.